Con quel microfono cosa ci si fa? Normalmente ci si parla. Siamo davanti, siamo ancora davanti alla sede Selfie D del Testaccio, la facciamo vedere al volo. Presentazione tipo Iene, nome? Buongiorno, Anna Paola, Concia. Concia, perfetto. Deputata del PD. Che ha votato per? Bersani. Bersani, l'hai detto, però un aggancio sull'appuppato, che ha segnato qualche gol, o no? Eh sì, ha segnato qualche gol e sono contento. Senti, ma la cosa del giorno, il fatto del giorno è la sparizione di Tabacci, il WWF lo sta cercando. C'est la vie. Competition is competition. Voi però l'avete, tu eri ospite, ricordiamo, dei conigli stamattina. Chi erano? Presta e Dose? Non era Ruggito del Coniglio, un giorno da pecora, c'era Sabelli e Laudo. Senti, ma voi comunque l'avete sentito, Tabacci ha ammortizzato bene la cosa. Sì, sì, ha ammortizzato bene, abbiamo sentito al telefono. Un perdente di successo. Insomma, è anche un politico navigato. Che non si sa cosa ci facesse molto in queste primarie o no. Ma le ha volute fare. Siccome erano primarie aperte, ha voluto partecipare, è giusto che abbia partecipato. Senti, parlando seriamente, seriamente è una grande parola, ma insomma, alla fin fine. Ma queste sono primarie serie. Intanto fammi ringraziare i 100.000 volontari che rendono possibile questa bella festa democratica, questo va detto. Senti, ma una battuta molto seria, ma se vince Vendola, otteniamo il ritorno di Berlusconi in campo? Berlusconi si ricandidi non ci credo. Abbiamo sentito stamattina la dichiarazione della Meloni. È come Attila, dopo di me il diluvio, vuole distruggere il centrodestra, naturalmente è di sua proprietà quel partito. Ma come fa? Fatto nascere lo fa distruggere, se lo meritano. Perché, ma come fa Sabelli Fioretti? Ma la domanda era, Berlusconi contro Vendola chi vince? Vendola. Assolutamente. Siamo sicuri in questa Italia? Sono sicura. Vabbè, con questo buon augurio. Salutiamo Anna Paola. Grazie, ciao.